A partire da settembre i passeggeri di Aero Italia potranno gustare i pregiati fichi di Cosenza DOP coltivati e prodotti nella provincia di Cosenza, noti per il loro gusto unico e le loro straordinarie proprietà nutrizionali. Questo grazie all'accordo di collaborazione tra Aero Italia e Consorzio. Quindi metteremo un po' di dolcezza in volo, faremo conoscere i nostri fichi di Cosenza DOP insieme a una piccola brochure illustrativa. E i passeggeri hanno modo di assaporarli durante il volo, quindi gli creiamo un attimo di dolcezza anche insomma ai nostri passeggeri, così da far conoscere un po' in tutti i voli che abbiamo selezionato i nostri fichi di Cosenza DOP. I fichi saranno distribuiti in pratiche bustine monodose, garantendo freschezza e comodità per tutti i viaggiatori. Questo prodotto sarà disponibile inizialmente su alcuni voli selezionati, con la possibilità di ampliare questa esperienza gastronomica di eccellenza su tutto il network Aero Italia. Siamo molto contenti di questa iniziativa che abbiamo sposato in pieno, proprio perché se possiamo contribuire a sviluppare le eccellenze italiane, poi soprattutto quando queste eccellenze vengono dal sud Italia, che è un'area del paese che necessita di sviluppo, e possiamo essere veicolo per far conoscere questi straordinari prodotti all'intero territorio nazionale, noi siamo davvero contenti. All'evento ha partecipato in videoconferenza anche l'assessore all'agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, che si è congratulato per la partnership strategica, definendola una positiva azione di promozione turistica, sottolineandone l'importanza per la Regione Calabria e i suoi prodotti agroalimentari. Inoltre ha auspicato una presenza maggiore della compagnia sul territorio. Il nostro hub è la capitale d'Italia, che è Roma. Per cui, come dire, siamo contenti di contribuire allo sviluppo di tutto ciò che riguarda il paese e l'Italia. Presente anche il dottor Daniele Policastri di Origini Italia, associazione italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, che riunisce i consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP. Ancora c'è molto da fare con consumatori che non riescono a percepire o anche sono confusi da vari prodotti presenti sul mercato, e soprattutto bisogna far comprendere che acquistiamo un prodotto non solo legato al territorio, ma che è certificato da un ente terzo imparziale, e soprattutto grazie ai prodotti DOP IGP le imprese restano sul territorio.